fischia l'arbitro con qualche attimo d'anticipo. Modena batte Brescia 2-1, non è un granché sicuramente, retrocede in C, retrocessione anche meritata. Dopo 7 anni possiamo dire il Modena torna in Serie B. Finalmente B. Dopo 7 lunghi anni dall'ultima partita disputata contro il Brescia tra i cadetti, il Modena può festeggiare il ritorno in Serie B. Una cavalcata trionfale iniziata nello scorso settembre che i gialloblu hanno sempre condotto con il piglio della squadra più forte. De Biasi e i suoi ragazzi hanno svegliato l'intera città dal torpore di anonime stagioni da ricordare solo per le cocenti delusioni. Negli ultimi mesi essere presenti sugli spalti dello stadio Braglia è stato un piacere che ha accomunato i tifosi della curva Montagnani e gli amanti del bel calcio, i nostalgici e i nuovi supporters. Senza barriere di settore, ma con la consapevolezza tutti insieme di ricoprire un ruolo fondamentale nella corsa alla promozione. Un cocktail dunque ben riuscito, che si è rivelato il 12° giocatore in campo. Come avrebbe voluto il compianto presidente Gigi Montagnani. Gigi era affezionatissimo alla sua squadra e ai suoi tifosi, anche perché lui era il primo tifoso del Modena. il più caldo. E a testimonianza di questo vorrei leggervi un messaggio fra i tanti che ho trovato in cimitero dove lui sta riposando, appunto di un tifoso. Sono un ragazzo di quelli che andavo allo stadio per far casino, per fare a botte. Mi scontrai con te insieme al mio gruppo dopo Fiorenzuola, ti sentii parlare e in quel poco tempo ho imparato tante cose che mi sono servite a cambiare in meglio la mia vita. Rispetto, serietà e tranquillità. Occhi azzurri per vedere questo amore, grande, 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 questo cielo, di rischiare in un istante, non andare via, lasciati cadere. Al quarto tentativo, Gigi Montagnani ha riportato il Modena in Serie B, anche se non è riuscito ad ammirare il suo gioiello costruito insieme al direttore generale Doriano Tosi e all'allenatore Gianni De Biasi. Ci ha lasciati improvvisamente lo scorso 20 luglio, dopo 3 anni di presidenza a vari di soddisfazioni. Montagnani inaugurò la sua avventura nel calcio nel gennaio 1997, quando affiancò l'allora proprietario Giuseppe degli Albertini nella stagione più difficile per la società gialloblu. Montagnani, un altro gruppo, più che affiancarmi, entreranno poi a giugno. Montagnani, da sempre grande tifoso del Modena, fu unico reggente del club solo all'inizio del campionato 97-98. Sono felice di aver lasciato le possibilità in mano a una persona che penso che la farà grande, perché lui è una grande persona. Sì. Grazie ragazzi, e in bocca al lupo. Poi le unghie, le grinzie, becchiamo quelli che sono andati. Ci imposteremo su una posizione che speriamo di un certo rilievo per poter aspirare ad andare un po' più in alto.
La città si strinse con affetto intorno a questo modenese vero, tanto schivo quanto innamorato della sua squadra. Penso che il Modena possa fare qualcosa di buono. Siamo messi a posto, non c'è più problema. Lo vedo bene. Le soddisfazioni speriamo di averle, perché se non le abbiamo, quest'anno è la volta buona che buttiamo le lamaie. Come dicono a Modena, buttiamo le lamaie. Montagnani scelse Fedele come allenatore e fu protagonista di una grande campagna acquisti, ma ben presto fu costretto a cambiare guida tecnica. C'è qualcosa che è cominciato male già dal ritiro, già tutte queste cose qui ferme, è una cosa nata male. E oggi veramente non sapevo neanche cosa fare per reagire. Con l'avvento di Paolo Borea in società arrivò in panchina Alessandro Scanziani, che riuscì parzialmente a risollevare le sorti dei gialloblu. Ma anche la gestione Scanziani ebbe vita breve e il torneo fu portato a termine da un terzo tecnico, il giovane Alberto Bollini. Il Modena fallì l'obiettivo play-off e giunse sesto. La stagione successiva fu la migliore della presidenza Montagnani. Il Modena fu affidato a Paolo Stringara, tecnico emergente che tanto bene aveva fatto a Livorno. Senza mai entusiasmare, riuscì ad ottenere al termine di un torneo da rendimento altalenante il terzo posto e a conquistare i play-off promozione. I gialloblu furono però subito eliminati dalla corsa alla B, dal Lumezzane, dopo una disastrosa prova casalinga. Modena, di fronte a 8.000 spettatori, deve incassare una tripletta di Taldo e la vendetta sportiva dell'ex Scanziani, che ipoteca lo spareggio promozione con la sua squadra. Sullo 0-1, Vincioni ha a disposizione un calcio di rigore per riaprire la partita, ma lo spreca malamente. La gara di andata termina con il punteggio di 3-1 per i Lumezzani. Stringara, durante la settimana che precede il ritorno, annunciò di non voler rinnovare il contratto con il Modena. A Lumezzane i canarini perdono ancora per 2-1. La stagione 99-2000 si aprì dunque con un nuovo tecnico sulla panchina del Modena, Sergio Santarini, ma con un gruppo praticamente confermato. Tre partite positive lanciarono i gialloblu in vetta alla classifica, ma fu un breve fuoco di paglia. A novembre, dopo una lunga serie negativa, Borea rassegnò le dimissioni e Santarini fu esonerato con il Modena al 17° posto. Montagnani affidò la società a Doriano Tosi, ex dirigente del Brescello e grande conoscitore della Serie C, che chiamò alla guida tecnica Gianni De Biasi. Ho accettato con piacere questo incarico. Montagnani mi ha rivolto una grande stima e una grande fiducia. Io spero di potergli dare grandi soddisfazioni.
I due, pur tra mille problemi, portarono alla salvezza il Modena, evitando la lotteria dei play-out. Al termine del campionato, Montagnani avvallò in pieno la decisione di Tosi e De Biasi di rivoluzionare l'organico, pur tra lo scetticismo generale. E così è nato il nuovo Modena dal DNA vincente. Montagnani, dopo averlo forgiato, non l'ha però mai visto all'opera. A soli 4 giorni dall'inizio della preparazione pre-campionato, se n'è andato in silenzio, come nel suo stile, lasciando un vuoto incolmabile. È stato un grande uomo per questa città, un grande presidente per il Modena. Grazie a un uomo che dal punto di vista umano era formidabile. Ricordarlo non solo come chi ha salvato il Modena Calcio, perché ha salvato anche il lavoro di tante altre persone che lavorano appunto nel Modena Calcio. Era tifoso, poi era innamorato dei colori giallo-blu. Questo è stato un grande presidente, ma lui comunque resta, lui è il presidente. Resterà sempre il presidente della città di Modena. Aveva fiducia in quella squadra composta da uomini veri che, nel giorno del suo funerale, gli promisero la promozione. Mi ero impegnato a dargli qualche soddisfazione, mi aveva chiesto questo solo. E io stavo lavorando e sto facendo di tutto per darglielo. Io spero che da lassù ci veda e abbia qualche soddisfazione in più. A partire da questo ricordo, che deve essere un presente per colmare il vuoto della famiglia anche per la squadra, deve essere la forza in più che secondo me spinge la squadra, perché è quello che vuole il presidente. E poi da cristiano qual è? Come lo conosco io, sicuramente vede tutti dall'alto. Un impegno rispettato in pieno, e da lassù Gigi ha benedetto la grande impresa. La stagione del nuovo Modena si inaugura sotto i migliori auspici tra la curiosità e l'interesse crescente della tifoseria. De Biasi e la sua squadra, dopo le prime amichevoli, si presentano a metà agosto già tirati a lucido. In Coppa Italia ottengono un promettente pieno di vittorie, superando in successione Sassuolo, Imolese, Reggiana e Castel San Pietro. Il miglior viatico in vista del campionato che scatta domenica 3 settembre. Quando la famiglia Montagnani mi ha chiamato per chiedermi se volevo sostituire Gigi, non ho avuto nessun dubbio nell'accettare, perché appunto qualche giorno prima Gigi mi aveva illustrato il programma che avevano fatto con Fabrizio Tosi e De Biasi e avevo capito subito che era un programma proprio mirato alla Serie B. E io, essendo un grande ottimista, ho sempre sostenuto fin dall'inizio che quest'anno la Serie B era nostra. Il Modena non vince un campionato da 10 anni e da 6 soffre nel purgatorio della Serie C, ma inizia finalmente la corsa alla B. Inizia con il piede giusto il campionato del Modena, che supera al Braglia la SPAL per 1-0. La squadra, che si era recata al Gran Completo in mattinata sulla tomba del compianto presidente, gli dedica la prima vittoria stagionale. La partita con la SPAL era una partita molto sentita, perché era la prima partita di campionato, ma soprattutto perché volevamo vincerla per dedicarla al presidente, che era da poco scomparso. Gol partita al 61esimo con un rigore, forse dubbio, conquistato e trasformato da Gianni Califano. Califano, gol!
Capitano, Modena in vantaggio. Al fischio finale ovazione per De Biasi e i suoi giocatori da parte degli oltre 6.000 spettatori presenti che prima dell'inizio della gara hanno ricordato con un lungo applauso Gigi Montagnani. Il Modena sbanca Arezzo e prosegue la sua corsa a punteggio pieno in vetta alla classifica. I gialloblu sono meno brillanti di 7 giorni prima, ma estremamente efficaci. Dopo un primo tempo in sordina, condizionato soprattutto da un rigore già segnato all'Arezzo, ma poi trasformato in punizione dal limite dell'area dall'arbitro Amato su segnalazione del suo collaboratore di linea, il Modena colpisce nella ripresa prima con Fabbrini e poi con le Grottaglie. Traversoni, ci sono i tre, le Grottaglie di Gaia! Le Grottaglie! Dopo la doppietta con Spalle d'Arezzo, i gialloblu superano anche il Forte Lumezzane di fronte ad oltre 5.000 spettatori. Una vittoria sofferta ma meritata che consolida il primato del Modena, ora solitario in testa alla classifica. De Biasi fa esordire in campionato veronese greco, che lo ripagano con 2 gol ed una prestazione convincente. Battuta molto lunga, va Veronese ed è gol di Veronese. Cresce il lume dopo lo svantaggio, sul finire del primo tempo Armelini rischia la capitolazione. L'intervallo è salutare perché il Modena raddoppia in avvio di ripresa grazie ad un rigore assegnato dall'arbitro per fallo su Pasino. Grieco trasforma. Reagisce ancora il Lumezzane con l'ex canarino Gola che accorcia le distanze. Viene espulso anche Capitan Maier per somma d'ammonizioni, ma nel momento più difficile la testa di Ungari subentrato a Pasino chiude definitivamente l'incontro. Grieco. Pittolini e gol! Il gol di Ungari! Al termine euforia alle stelle tra i tifosi modenesi e cori all'indirizzo del presidente Montagnani, al quale l'amministrazione comunale ha intitolato la curva nord dello stadio Braglia. Sostenuto da un pubblico straordinario, oltre 2.000 tifosi hanno seguito la squadra in Romagna, il Modena sovrasta gli avversari e li trafigge con una rete per tempo. È stata una punizione da Vito Grieco fatta da posizione laterale, ha tirato una palla a girare che ha tradito i difensori e il portiere, mi sono trovato solo vicino alla porta e sono riuscito a metterlo sul secondo palo dove il portiere non arrivava. Cerca di reagire ma il Modena trema solo al 67esimo quando Ungari ribatte sulla linea un tiro di Talgo, portiere battuto. De Biasi azzecca i cambi e Califano appena entrato segna il 2-0 finalizzando un superbo spunto di Fabbrini. 3 contro 3, Grieco, Fabbrini, tiro, palo e gol! Ed è gol di Califano! Trionfo del popolo gialloblu esplode di gioia al grido di salutate la capolista. Il Modena vince ancora ed entra nella storia grazie al 5° successo consecutivo che mancava dalla stagione 34-35. Braglia ore 14:30, lezioni di calcio anche sotto una pioggia torrenziale. Il Modena va in gol dopo 29 minuti con Quaglia, ex di turno. Aspettavo tanto di incontrare la mia squadra e l'ho incontrata in un momento felice, riuscendo anche a fare un bel gol. Sono una grossa soddisfazione, cose che ti rimangono poi in futuro. Il bis è di Balestri che con un tiro al volo di rara bellezza dal limite dell'area
infila il portiere dell'Alzano in chiusura di tempo. Tris invece giunge in apertura di ripresa al termine di un'azione personale di Grieco che semina tutti gli avversari prima di concludere a rete. Il Modena esagerato per un'ora di gioco si rilassa nell'ultima parte di gara e l'Alzano ne approfitta. Al 69esimo Sensibile trasforma una punizione dal limite. Armellini si infortuna e viene sostituito da Monguzzi. A 5 minuti dalla fine Ferrari anticipa il portiere e riapre la partita. I gialloblu soffrono fino al fischio finale. Vengono espulsi Grieco e Ottolina, ma il risultato non cambia. Il Modena aumenta il vantaggio in classifica. Ora sono 5 i punti sulle inseguitrici. Modena onora il Ferrari Day con Schumacher, neocampione del mondo, ed espugna il picco di La Spezia proseguendo nel suo straordinario cammino. Alla prima occasione i gialloblu fanno centro. Veronese sfrutta un assist di Ponzo e batte con un diagonale il portiere avversario. Lo Spezia ha una buona reazione, comprime il Modena nella sua metà campo, ma il pareggio arriva solo al 61esimo. Corner, colpo di testa di Bordino, Mischinara, poi a Melucci a trafiggere Monguzzi. Non c'è però tempo di esultare per i 10.000 del picco, perché il Modena in pochi minuti è protagonista di un micidiale 1-2. Giornata di Spezia, mi ricordo molto pubblico, da parte loro ma anche da parte nostra. È un buon ricordo di quella partita perché disputammo una buona gara e tutte le tre punte andarono a segno. Ancelotti si gira, mette dentro una palla per Fabbrini, si allarga, il portiere fuori, vede gol, secondo gol. Non fate arrabbiare il canarino, perché se il canarino si arrabbia sono dolori, fa male, il canarino vola e fa male, non fatelo arrabbiare. Poi lo stesso Fabbrini di testa per mettere a Califano di realizzare la terza rete. Sembra fatta, ma 10 minuti dal termine lo Spezia si procura un rigore che meno lascina trasforma. In finale da brividi con Bertolotti che salva sulla linea il pallone del pareggio. Nemmeno la Lucchese, l'orgoglio di Orrico, avversario storico dei gialloblu, riescono a fermare la corsa del Modena che conquista al Porto Elise il settimo successo consecutivo. 7 sono ora anche i punti di vantaggio che dividono i gialloblu dalle seconde Albino Leppe e Livorno. In difficoltà nelle fasi iniziali, il Modena cresce nel corso del match creando due limpide palle gol alla fine del primo tempo con Bertolotti tiro fuori e Fabbrini palo di testa. A metà ripresa il Modena passa in vantaggio grazie ad un ineccepibile calcio di rigore che l'arbitro Cannella di Palermo assegna per un fallo commesso ai danni di Ponzo. Grieco trasforma con freddezza. Nel finale Fabbrini sfiora il raddoppio. Il Modena sale sull'otto volante, 8 vittorie consecutive ed 8 punti di vantaggio sulle seconde in classifica come Spezia. Ma quanta fatica per avere ragioni di un tenace Varese, costretto a giocare con due uomini in meno per più di mezz'ora della ripresa. Sono oltre 8.000 gli spettatori presenti al Braglia per accompagnare dagli spalti il cammino dei gialloblu. Modena subito pericoloso con un colpo di testa di Fabbrini, ma il Varese ad andare vicino al gol con una punizione di Saverino che si stampa all'incrocio dei pali. L'arbitro espelle Geller per gioco scorretto e nell'intervallo anche il tecnico Berretta per proteste. Dopo pochi minuti della ripresa Varese perde anche Cavicchia, cacciato per offesa ad un guardialinee. De Biasi rischia tutto e manda in campo Mandelli e Califano. Ponto, traversone lungo, Califano mano, ed è gol! Rete fortunosa nel giorno della vittoria più sofferta.
Intanto la difesa gialloblu si dimostra impenetrabile in questo avvio di stagione. Andrea Armellino, maciste per i compagni, si è confermato portiere affidabile e di grande temperamento, superando anche i momenti di difficoltà. Maurizio Monguzzi, il lupo si è alternato in porta con Armellini, contribuendo alla promozione quando De Biasi lo ha chiamato a difendere i pali giallo-blu. Andrea Quaglia, soprannominato Montero dai compagni per la grinta, la determinazione e la dedizione alla causa di una difesa spesso impenetrabile. Jacopo Balestri, il dolce Iaio ha macinato chilometri sulla fascia sinistra con la chioma al vento, rivelandosi uno dei migliori laterali della categoria. Mauro Maier, Hermann, per l'omonimia con lo sciatore austriaco, ha onorato la fascia di capitano con un brillante campionato. È stato uno dei leaders di un gruppo vincente. Nicola Legrottaglie. Nick il Duca, per la sua eleganza, ha disputato una stagione da vera star. Sempre tra i migliori, presto si esibirà in palcoscenici più importanti. Bravissimo. Luca Ungari. L'avvocato ha spesso giocato, pur partendo quasi sempre dalla panchina. Si è anche rivelato goleador micidiale con alcuni splendidi colpi di testa. Paolo Ardenghi. Ben voluto dai compagni che lo hanno soprannominato cinghiale per la robusta struttura fisica, si è ritagliato minuti importanti durante la stagione. Con Livorno è stata una sconfitta bruciante, la prima di questo campionato. Ci ha tolto il peso delle 8 vittorie di fila del record e per noi è stata una liberazione. Questa partita con Livorno abbiamo capito di essere una grande squadra comunque. Il Modena torna sulla terra perdendo nettamente a Livorno, il big match della nona giornata che avrebbe potuto, in caso di vittoria, proiettare i gialloblu nella storia è durato meno di un tempo. Pronti via di Livorno in vantaggio, una punizione da 30 metri di Alessi trafigge Armellini. I toscani sono padroni del campo e raddoppiano con Protti che ribadisce in rete una respinta di Armellini dopo un suo precedente tiro. Passano pochi minuti ed arriva il tris, cross di Alessi, Geraldi anticipa tutti di testa e non perdona. Nella ripresa è almeno apprezzabile la reazione dei gialloblu. Entra Pasino per Greco e subito il fantasista colpisce il palo, poi è Milanetto a conquistare con caparbietà un rigore che però Califano spreca sul palo. Non è proprio giornata per il Modena che realizza il gol della bandiera grazie ad un'incornata di Fabbrini. La classica sfida tra gialloblu e granata si gioca di lunedì in una serata fredda e piovosa, riscaldata dal clima che solo un derby sa regalare. Erano passati, credo, circa 10 anni dall'ultimo derby vinto, quindi un'emozione fantastica. Far contento la gente è stata la cosa più bella. C'è partita, troppo forte il Modena anche per la Reggiana di Testoni che capitola per la prima volta la mezz'ora. Fabbrini, Veronese, Fabbrini dentro, Pasino! Il raddoppio nei minuti di recupero sempre del primo tempo. Fare un gol nel derby è sempre importante. L'arbitro mette a posto la barriera, Grieco e gol! È il secondo gol! Entusiasmo alle stelle per il pubblico gialloblu, oltre 7.000 presenze sulle tribune, mentre la ripresa è una passerella per la capolista.
gialloblu escono sconfitti dallo stadio Senigallia, ma la cronaca della gara passa in secondo piano rispetto al dramma di Francesco Bertolotti. Infatti al sesto della ripresa Quagli entra duro su un avversario e viene espulso. Nel parapiglia che ne segue Ferrigno colpisce Bertolotti che cade a terra. L'arbitro allontana dal campo anche Ferrigno. La partita molto tirata a livello agonistico ma non bella prosegue ed è decisa da un rigore trasformato da Centi per un fallo di Le Grottaglie su Femiano. Il Modena recrimina per un gol di Califano annullato per presunto fuorigioco al 91esimo. Nel dopogara Bertolotti e Ferrigno, compagni di squadra a Brescello, si incontrano in sala stampa. Io stavo andando dall'arbitro proprio solo per dirgli che secondo me la prima reazione l'aveva subita quando Ferrigno mi è venuto davanti alzando le braccia, compendomi in viso. Che l'abbia fatto volontariamente non lo credo, anche perché ci conosciamo. Però in quel momento io mi sono sentito colpito e sono andato a terra. Poi è logico che secondo me forse era il caso magari di ammonire due giocatori e di far continuare la partita 11 contro 11. Dopo essere sceso negli spogliatoi dopo l'intervista sono fatto per uscire dallo stadio, però oggi come oggi non ricordo più niente di quello che è successo. La mia memoria si è fermata. Sono subito reso conto che le condizioni di Francesco erano disperate, in quanto il trauma e la conseguente caduta gli avevano provocato un arresto respiratorio, che sono fortunatamente riuscito a risolvere praticandogli le manovre di rianimazione. Probabilmente quando mi hanno telefonato io ho ripetuto quello che mi dicevano e soprattutto più grande ha capito che papà era stato picchiato e che stava male. Le condizioni al momento sono stabili, è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella nottata. Lesioni cerebrali, sì. È attualmente in uno stato di coma. Non ci sono ore, manterrò la prognosi per tutto il tempo necessario. Infatti speriamo ci sia un momento in cui cominciamo a migliorare, di lì vedremo un po' di speranza in più. Toglierò la prognosi quando saremo sicuri che almeno la vita è recuperata, cioè non è più pericolo. Fino a che non avremo la certezza che la vita è in pericolo, io la prognosi per la vita non la sciolgo. Ho soltanto pregato e sperato che si risolvesse la cosa nel miglior modo possibile, solo quello. Nel primo impegno senza Bertolotti il Modena coglie il suo primo pareggio stagionale contro la Carrarese. I gialloblu passano in vantaggio con Fabbrini che finalizza una splendida azione di Pasino illuminato da Grieco. Il Modena spreca più volte l'occasione del raddoppio e dal 93esimo giunge la beffa d'opera dell'ex Cavalli che commette anche fallo prima su Ungari poi su Armellini, ma per l'arbitro è tutto ok. Il gol più bello però arriva al termine della gara dall'ospedale di Lecco dove Bertolotti ha aperto gli occhi ed ha riconosciuto la moglie Elisabetta. All'improvviso ho aperto gli occhi e mi sono accorto subito di essere in un lettino di un ospedale. C'era mia moglie, c'era mia mamma, c'era il signor Amadei. Sinceramente pensavo di essermi fatto qualcosa, ma forse pensavo un infortunio del calcio, una gamba o qualcos'altro. Secondo pareggio consecutivo per il Modena che strappa sul campo di Lecco un punto prezioso e conserva un margine rassicurante sulla seconda in classifica, più 4, il Como. La partita è giocata a viso aperto dalle due squadre. L'Albino dopo un paio di fiammate iniziali subisce il ritorno del Modena che sfiora più volte la marcatura.
Al 17° l'Albino Lebbe sfiora il gol. Sugli sviluppi di un corner, Poloni approfitta di una respinta corta e dal limite lascia partire un fendente che si stampa sulla traversa. Risponde il Modena con un colpo di testa di Fabbrini che lambisce il palo. E poi Califano a farsi pericoloso, ma il suo tiro viene respinto da Rosin. Nella ripresa i gialloblu spingono sull'acceleratore ma non riescono ad andare in gol. Le occasioni migliori capitano sui piedi di Mandelli, ma il sostituto di Califano manca il colpo grosso. E il Pisa, la squadra che imperge al Modena la prima sconfitta casalinga stagionale. Accade domenica 10 dicembre, il campionato si riapre. Si acuisce il momento difficile dei gialloblu che nelle ultime 4 partite hanno raccolto solo 2 punti. Il Como è a meno 1, il Livorno a meno 2, lo Spezia a meno 3. Questo era molto delicato perché il mercato era chiuso, non potevamo intervenire. Contemporaneamente, oltre Bertolotti, avevamo perso Veronese per infortunio. Credo che quello sia stato veramente, anche i numeri lo dimostrano, il momento più difficile dell'annata. A decidere il match un gol di Costanzo al 55esimo, favorito da una disattenzione difensiva gialloblu. Il Modena si butta poi in avanti alla ricerca del pareggio. Lo sfiora nel recupero con Fabbrini, ma il portiere toscano è bravo a salvare la sua porta. Alla fine la delusione si taglia con il coltello. Lo stress accumulato dopo i fatti di Como inizia a farsi sentire. Il Modena soffre ad Alessandria soprattutto a causa dei numerosi errori in zona gol, clamorosa l'incornata fuori di Scoponi a porta vuota. De Biasi preferisce proprio Scoponi a Califano, con Pasino a supporto di Fabbrini. È il potente attaccante a realizzare la rete decisiva nel primo tempo. Il Modena che non riesce a chiudere i conti nella ripresa, nonostante la superiorità numerica per l'espulsione di Rossi, rischia grosso allo scadere quando una punizione di Signorelli, deviata da Quaglia, finisce prima sul palo, poi tra le braccia di Armellini. Il Modena chiude l'anno con una vittoria di misura contro il Brescello ed è campione d'inverno dopo 11 anni e con un turno di anticipo. Dopo un primo tempo equilibrato con occasioni per entrambe le squadre, il Modena passa al 65esimo. Il gol contro il Brescello è stato anche il mio primo gol sotto la curva nord dei nostri tifosi, ecco, quindi è stata un'emozione doppia. Non solo è servito a battere il Brescello, che è una compagine molto temibile, ma mi ha dato anche la soddisfazione di poter esultare sotto la curva. E per uno come me che vive un po' di queste sensazioni è sicuramente è stato molto bello. Milanetto si propone molto bene tentando il passaggio, Tarassone non ci arriva, Pasino, gol di Pasino. Il centrocampo del Modena si conferma un punto di forza della squadra. Rubens Pasino. Rubinho, il sudamericano, ha regalato gol e magie che mancavano al Braglia da troppi anni. Beniamino dei tifosi, quando ha innestato la marcia giusta, non ha mai incontrato ostacoli sulla sua strada. Paolo Ponzo. Atom si è confermato padrone indiscusso della corsia di destra durante tutto il campionato. Stantuffo infaticabile, ha sempre tirato il gruppo, anche negli allenamenti. Omar Milanetto. Hannibal per lo spogliatoio, ha disputato una stagione eccezionale per qualità e quantità. Si è anche preso una grande rivincita nei confronti del Como, la sua ex squadra. Un lusso per la C. Vito Grieco. Cumpà è stato un regista con i contropiocchi e ha saputo trasmettere alla squadra la sua mentalità vincente. Impareggiabile uomo assist, è stato anche decisivo su punizioni e dal dischetto. Massimo Scoponi. Fumo per i compagni, ha saputo calarsi nel ruolo di primo rincalzo del centrocampo con grande umiltà. Il suo gol realizzato a Varese è una delle perle della magica stagione del Modena. Augusto Di Muri.
Ma in campo dal primo minuto ha però fornito alla causa gialloblu minuti preziosi, prima di passare a fine dicembre all'Alzano nell'ambito dell'operazione Ferrari. Francesco Bertolotti. Finché è stato a disposizione, De Biasi non ha potuto prescindere dal suo acume tattico. Poi il Modena ha perso un grande giocatore, ma ha recuperato un grande uomo. Non poteva iniziare meglio il 2001 per il Modena, che spugna il campo di Lecco ed allunga il distacco sulle inseguitrici, più 5 dal Como, più 6 dal Livorno. Si gioca su un acquitrino, ma il Modena passa subito in vantaggio, Ferrari viene cinturato in area, l'arbitro concede rigore, Milanetto trasforma dal dischetto. Nella ripresa sono i padroni di casa ad avere la grande occasione per pareggiare. Un fallo di Ungheri ai danni di Breschi viene punito con il rigore. Bertolini però calcia alle stelle. In pieno recupero arriva infine il raddoppio di Ungheri, che realizza di testa in tuffo su cross di Veronese. I gialloblu chiudono così il girone di andata con 38 punti. Un bottino straordinario che in altre stagioni sarebbe stato un'ipoteca sulla Serie B. Il girone andata è stato il girone più temuto, perché dopo il cambiamento che abbiamo apportato alla squadra c'era il timore di vedere una squadra che cominciava titubante, che poteva avere dei problemi. Così non è stato, tant'è vero che abbiamo inanellato 8 vittorie consecutive, e questo direi che ha dato entusiasmo a noi e a tutta la gente che ha cominciato a seguirci con grande calore. In settimana Francesco Bertolotti ufficializza il suo addio al calcio. Qualche giorno prima ero andato su a Lecco a parlare col dottore che mi aveva operato. Mi disse che il calcio ormai doveva essere solo un ricordo. Qualche giorno dopo, appunto a Modena, organizziamo questa riunione per dire che ormai dovevo smettere per problemi miei fisici. È stato un giorno sicuramente molto brutto per me e sicuramente anche molto importante, però penso che era giusto farlo, perché alla base di tutto penso che ci sia una famiglia, tante persone che ti vogliono bene e che oggi come oggi non potrei più permettere di farli soffrire ancora. Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Basta col calcio. Non col calcio di Serie C o con un po' di fortuna magari di Serie B, che auguro ai miei compagni, ma basta con il calcio tutto, con gli amici tutti, senza rischiare, senza aver la paura di prendere una botta in testa. Ti salverò da ogni malinconia. Se un giorno avessi deciso basta, sono vecchio, è giusto che smetto, sarebbe stato diverso. Così lasciamo questa ansia. Anche la mia voce penso che lo faccia capire. Ed io avrò cura di te. Vorrei coricarmi, giocare con i miei figli, non posso. Io appena prendo una botta qui, ragazzi, torno nella questione di prima. Quindi oggi come oggi anche dire la mia vita come prima per me è difficile. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. Mi piacerebbe tanto dare un calcio a un pallone, perché questo magari ci riuscirai, però mi piacerebbe anche dare un colpo di testa a un pallone, questo è molto difficile. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi spazi d'umore, dalle ossessioni. Per me l'importante è che mio figlio sappia che se è anche successo dentro uno stadio e da un avversario, perché questo lo sa, io non lo considero calcio. La luce per non farti invecchiare. Però oggi come oggi l'altra bambina che ha 6 anni, non poterla prendere in braccio, in piedi, che era la cosa che voleva più al mondo,
È difficile per me, ma è molto difficile anche per lei. So che lo dice anche la maestra, quando sarà operato dopo posso andargli in spalla in piedi. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale. Il mio amore per il calcio, di farlo crescere in lui, per me sarebbe molto importante. Ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te. Male il girone di ritorno per il Modena, che si inchina a Ferrara alla spalla di Melotti. È una sconfitta che brucia, perché con questo risultato il vantaggio sul Como si è ridotto a soli 2 punti. Una lunghezza più indietro c'è Livorno. Il Modena è castigato da un gol dell'eterno cancellato, pronto a ribadire rete alla mezz'ora del secondo tempo, un appoggio di Andreotti. Fino a quel momento i gialloblu disputano una discreta gara, ma falliscono tra ghiotte palle gol. Nonostante la sconfitta, Gigi sarebbe stato orgoglioso dei suoi ragazzi, per quello che hanno dato sul campo, per la grinta dimostrata. Grande Modena al cospetto di Francesco Bertolotti allo stadio per la prima volta dopo l'operazione, salutato da un'autentica ovazione del pubblico del Braglia. De Biasi cambia in attacco, fuori Fabbrini, in campo dall'inizio veronese. Rifescato sulla sinistra, tiene la palla in campo, va il traversone basso, lo manca Pasino, arriva Veronese, il gol di Veronese. Il leone torna a colpire, signori, il leone torna a colpire, il canarino è arrabbiato, il canarino c'è, sta giocando bene, il canarino c'è. Il raddoppio di Ferrari al suo primo centro con la maglia gialloblu. Ma Arezzo già nel primo tempo accorcia le distanze. Il Modena rischia anche il pari, ma nella ripresa è pronta la reazione dei canarini. Va in rete ancora Ferrari, poi Ungheri realizza il poker. Veronese, c'è Ponzo, servito! Gran volata di Ponzo, traversone, Ferrari dentro! E sono 3! Formula 1 mi ha detto Antoine, tranquillo, 10 cartoline te le mando a casa, 2 domani mattina le ricevo. È stata la partita del mio debutto in casa in maglia gialloblu, coronata da 2 stupendi gol, è stata una gioia indescrivibile. La società completa l'organico con alcuni ritocchi di qualità. Giacomo Ferrari. Arrivato a Modena a fine dicembre, ha realizzato una doppietta con l'Arezzo in uno dei momenti più difficili della stagione, dopo la sconfitta di Ferrara. Ciro Ginestra. Ha sostituito come quarto attaccante Califano, passato al Giulianova. Ha dato il suo apporto alla promozione, partendo spesso con umiltà dalla panchina. Mauro Zironelli. Arrivato a Modena per ultimo, ha recuperato presto la migliore condizione fisica, rispondendo poi sempre presente alle chiamate dell'allenatore. Luca Pinton. Arrivato a Modena a fine dicembre, il pendolino veneto è stato una valida alternativa ai 2 laterali titolari e un protagonista in Coppa Italia. Il pareggio a reti bianche di Lumezzane non è bastato a tenere distanza il Como, ora insieme al Modena quota 42.
partita di Lumezzane è stata sicuramente quella dell'aggancio da parte del Como, però è stata anche la gara che ci ha dato la spinta per poter arrivare con questo grande gruppo che siamo a questo splendido risultato. Eppure contro l'ostico Lume le occasioni migliori, almeno tre per sbloccare il risultato, sono dei gialloblu che sul piano del gioco sovrastano gli avversari. Il Modena disputa un buon primo tempo ma cala la distanza. Determinanti le espulsioni prima di Botti e qualche minuto dopo di Quaglia per somma di ammonizioni. E salvano tutti in maniera incredibile! 24 ore prima della gara la disciplinare ha squalificato per 3 anni Massimiliano Ferrigno, 2 anni meno rispetto a quelli chiesti dall'accusa. Potrà tornare in campo il 1 gennaio 2004, anche se i suoi legali impugneranno la sentenza presso la CAF. A soli 7 giorni di distanza il Modena è di nuovo primo in solitudine. È bastato il pareggio interno senza reti con il Cesena per staccare di un punto il Como battuto a Lucca dopo oltre 2 mesi. Soprattutto nel primo tempo il Modena tiene in pugno la partita fallendo 3 palle gol con Ponzo, Veronese e Maier di testa. Nella ripresa però il palo ferma una punizione di Chiaretti, evitando così ai canarini una sconfitta pesante da digerire. Grosso del Modena che passa a Bergamo contro l'Alzano e respinge con autorità l'assalto al vertice di Como Livorno. I gialloblu che dominano per lunghi tratti l'incontro hanno il merito di recuperare l'iniziale svantaggio. L'Alzano apre le marcature al 10° con Bruno, bravo a prendere sul tempo la difesa canarina. Come si conviene però ad una grande squadra, la reazione del Modena non si fa attendere. Ferrari, Pasino, il tocco, il gol, pareggio! I gialloblu poi volano sulle ali dell'entusiasmo e raddoppiano al 36° con l'esordiente Zironelli. Ancora Milanetto, la mette dentro, ci arriva, di testa, proprio Zironelli! Si chiude con una traversa di Milanetto. Nella ripresa l'Alzano preme nei primi 20 minuti, Monguzzi salva 2 volte la sua porta, poi ci pensa ancora Pasino a chiudere il conto. Azione personale, grande botta sull'uscita del portiere, un gol da favola che consacra il piccolo grande Rubinho. Gol allo Spezia regala spettacolo al suo pubblico nella prima delle 2 gare consecutive al Braglia. In questa giornata si è realizzato un sogno di Gigi. Grande pubblico, grande spettacolo e grande squadra. Gialloblu in vantaggio con Grieco su rigore regalano il pari allo Spezia, incertezza di Monguzzi. Poi si riportano avanti con Veronese che bissa il gol dell'andata. Veronese riceve, Veronese in area, Veronese il tocco di gol! La partita sul piano del risultato dura fino al 39° quando Menolascina calcia sul palo il rigore del possibile 2-2. Fischia l'arbitro, parte Pasino, anche Milanetti, il tiro di Milanetto ed è gol! Ginestra, dentro Pasino e sono 4! In piedi in alto!
tutto i cuori gialloblu. Questo è il Modena, questo è il canarino che vola, questo è il canarino che non bisogna far arrabbiare. Amici, chiamate il Modena, questa sarà la domenica da segnare sul calendario. La curva Montagnani rende onore a De Biasi con il coro Portaci in Europa. Non fate arrabbiare il canarino e lasciami dire grazie anche a quel bel allenatore che è Gianni De Biasi. Andrea Fabbrini. Protagonista di un campionato in crescendo, ha messo a segno gol decisivi che hanno portato punti importanti in classifica. Il Bobo Bieri gialloblu si è meritato sul campo la conferma anche in Serie B. Marco Veronese ha vinto la sua scommessa e quella della società e dell'allenatore che hanno riposto in lui grande fiducia. Attaccante intelligente, si è messo al servizio della squadra, anche in condizioni fisiche non perfette. Paolo Mandelli. Prezioso sia quando è stato chiamato in campo che tutti i giorni nello spogliatoio, il veterano gialloblu ha avuto la soddisfazione di una grande vittoria, dopo anni di sofferenze con la maglia del Modena. Gianni Califano. Idolo dei tifosi della curva, ha lasciato Modena solo per un lungo contratto con il Giulianova. Prima di partire ha però posto la sua firma sulla promozione con 5 reti d'autore. I gialloblu allungano in classifica su Livorno e Como che hanno pareggiato nello scontro diretto. Ora i toscani sono a meno 5 e i lombardi a meno 6. La partita con la Lucchese più ostica del previsto, anche se in apertura Fabbrini conclude alla grande un'azione da cineteca dei canarini privi di Milanetto e Veronesi infortunati. C'è Ponzo, Fabbrini sulla destra, l'appoggio al centro per Ferrari, Fabbrini, tiro ed è gol! La reazione della squadra di Visci dimette in affanno il Modena che barcolla ma non cade. Al 75esimo Fasino si procura un rigore che lo specialista greco trasforma. Canarino, nonostante che faccia freddo, meno 5, continua a volare. Vediamo cosa succede a Varese. Intanto il canarino vola. Il Modena continua a mietere vittorie, quarta consecutiva, ottava in trasferta, sbancando anche Varese, campo molto temuto alla vigilia. L'ennesima prova di forza di un gruppo che non smette mai di stupire e che anche in un turno sfavorevole riesce ad allungare in classifica sul Livorno, ora a meno 7. Il Modena passa in vantaggio sul finire del primo tempo con un rigore di Greco concesso per un fallo subito da Ferrari. Doppia invece ad opera di Scopponi appena entrato in campo. Fabbrini, palla lunga, arriva Scopponi al gol, di gol! Nel finale una disattenzione della difesa gialloblu permette al Varese di battere Armellini, di nuovo titolare dopo 10 partite. Bello vedere lo stadio con 9.500 paganti, per noi è stata veramente una giornata importante. Veramente il tifo è stato incredibile quel giorno. Numero 10, Rubens Fasino. Thank you.
scontro diretto con il Livorno e vola a più 10 in classifica. È lo strappo decisivo del campionato nella domenica in cui anche il Como, ora meno 8, si ferma a Brescello. Davanti ad oltre 9.000 spettatori, i gialloblu compiono il loro capolavoro nel primo tempo, confezionando 5 limpide palle gol e segnando 2 reti d'autore. Grieco, comincia a salire Grieco, Pasino, Grieco ancora, si incrociano i due, Fabrini, Fabrini, tira il gol! Pasino, ma il protagonista è sempre Grieco, che fornisce al compagno l'assist vincente. C'è Pasino a sinistra, Pasino, 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 gol di Pasino! Il nodo alla gola è immenso, è incredibile, sua maestà Eugenio Pasino, due caramelle a favore del Modena. Questo ragazzi è un canarino che non si ferma mai, lotta, lotta, lotta! Esplode di gioia, ma nella ripresa il Livorno ritorna in partita con una rete dell'ex Lorenzini. Il finale di gara, pur sofferto, consegna al Modena 3 punti fondamentali nella corsa alla promozione. Chi oggi non era allo stadio e non aveva validi motivi come la famiglia e la salute ha perso moltissimo. Questo è un canarino che ha lottato. Non fate arrabbiare il canarino. Successo costruito anche dietro le quinte. Lo staff del Modena è composto anche dai medici Marco Monteleone, Francesco Sala e Giovanni Iancu. Dai fisioterapisti massaggiatori Corrado Pizzarotti e Gianni Barberini e dal magazziniere Walter Becchi. Tutti ottimi professionisti e hanno saputo assecondare con il loro lavoro dietro le quinte la grande impresa giallo-blu. Il derby del Secchia mette in movimento 4.000 modenesi verso il Giglio. La curva giallo-blu è uno spettacolo coreografico e di tifo, con una ghirlandina che campeggia tra due ali di pubblico. Ghirlandire grazie ai nostri tifosi, perché a Reggio erano tantissimi e la curva era bella, una muraglia giallo-blu. Una vittoria del Modena Reggio Emilia manca in campionato da 51 anni, ma De Biasi e i suoi giocatori non riescono ad entrare nella storia. I gialloblu però recriminano per un fallo da rigore subito da Veronese, che l'arbitro trasforma in una punizione a due in area. Il Modena torna a casa con un punto importante, anche se Como e Livorno accorciano le distanze. Modena Como è la partita, quella che mette di fronte le due regine del campionato. Si gioca di lunedì sera in notturna di fronte a spalti gremiti. Oltre 12.000 spettatori assistono all'evento sportivo modenese dell'anno. È stata una partita in cui la tensione era palpabile. Contro tra l'altro la mia ex squadra, quindi sicuramente molto sentita anche a livello personale. Comunque le quasi 12.000 persone che sono venute allo stadio hanno potuto verificare quanto fosse la tensione in campo. Spettacolo in campo ma anche sulle tribune. Il messaggio della vigilia di Francesco Bertolotti viene raccolto dai tifosi. Non si registrano infatti incidenti. Modena e Como si schierano con le formazioni tipo e la partita non tradisce le attese, manca solo il gol. Sono però i gialloblu a comandare per lunghi tratti della gara, ma il Como ribatte colpo su colpo. La migliore occasione confezionata da Veronese, che nella ripresa si libra in volo e di rovesciata obbliga Brunner al miracolo. Finisce a reti bianche, ma ad esultare è il Modena, che conserva 6 punti di vantaggio sui rivali raggiunti in classifica dal Livorno. La B è dietro l'angolo a 5 giornate dal termine della stagione.
C'è grande attesa in casa gialloblu dopo la batosta in Coppa Italia subita dal Lumezzane. La squadra di De Biagi non è brillante nel primo tempo, che però chiude in superiorità numerica per l'espulsione del toscano Granozzi. La ripresa in discesa per il Modena, che trova il vantaggio con Veronesi di testa. La Carrarese però non demorde, dopo aver rischiato più volte di subire il raddoppio del Modena, riesce a pareggiare grazie ad un'autorete di Milanetto. Una doccia gelata per i canarini, che comunque mantengono quattro lunghezze su Como e Livorno, entrambe vittoriose. Il Modena ritrova la vittoria nell'Uovo Pasquale dopo tre pareggi consecutivi e blocca l'inseguimento del Como, vittorioso anche a Reggio Emilia, mentre Livorno, fermato sul pari a Ferrara, perde terreno. Venivamo da tre pareggi consecutivi e dovevamo vincere per forza, anche perché il Como ci aveva risucchiato dei punti. È stata una partita molto dura, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Il Modena parte subito forte, mette alle corde gli avversari che capitolano intorno alla mezz'ora. Niente, alla lunga per Pagino, 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 Pagino! Controllano poi la partita fino al raddoppio di Grieco su rigore. È lo stesso centrocampista migliore in campo a conquistarsi la massima punizione sul finire dell'incontro. Da Gianni De Biasi e dal suo staff tecnico. Gianni De Biasi è stato l'artefice principale con i suoi giocatori della grande impresa, entrando così a pieno titolo nella storia del calcio modenese. Razza Piave ha saputo presto trasformare con bravura un gruppo nuovo in un blocco granitico. Merita gli applausi di un'intera città. Vinicio Visioli. Vice di De Biasi ha curato durante la settimana la preparazione dei portieri e ha visionato nel weekend gli avversari del Modena, inviato sui campi della Serie C. Si è fatto così apprezzare per la sua competenza tecnica. Paolo Artico. Preparatore atletico voluto da De Biasi, ha avuto il merito di fare correre la squadra dalla prima all'ultima giornata di campionato. Professionista serio, ha conquistato subito la fiducia della squadra. Marco Montepietra. Voluto da Doriano Tosi, che lo ha portato a Modena, dopo essere entrato in sintonia con lui a Brescello, ha ricoperto il ruolo di team manager con grande professionalità, mostrandosi sempre disponibile con tutto l'ambiente. Il Modena si complica il cammino verso la B sul neutro di Arezzo, dove non riesce a superare il Pisa. Ora il vantaggio sul Como, vittorioso anche a Bergamo con l'Alzano, si riduce a soli 2 punti a 3 giornate dal termine. Il Modena soffre nel primo tempo, anche se Zio Ronelli allo scadere segna di testa il gol della speranza. Nella ripresa il Pisa, che ha ottenuto con i canarini ben 5 punti, pareggia subito con Logarzo su rigore. Poi un monologo del Modena che sfiora più volte la vittoria. Veronese colpisce il palo, ma soprattutto Pasino conquista un rigore che però l'infallibile Grieco si fa parare.
Negli ultimi minuti Gazzoli sventa una punizione bomba di Quaglia e respinge una conclusione a botta sicura di Fabbrini. Finisce 1-1, ma l'ombra del Como si staglia minacciosa nell'orizzonte giallo-blu. Il Modena inaugura il rush finale del campionato con una rotonda vittoria sul fanalino di coda Alessandria, ma che brividi sulla pelle degli oltre 5.000 presenti al Braglia dopo il temporaneo vantaggio di Scazzola. I giallo-blu invece non si fanno turbare dallo 0-1 e in pochi minuti ribaltano il risultato. Tironelli, va il tiro da fuori, pari portiere, Veronese ed è gol! Pareggio di Veronese! Grieco, Ponzo dentro, è buona, Ponzo va verso l'area di rigore, Ponzo il tocco, Fabbrini ed è gol di Fabbrini, 2-1! Veronese, dentro Pasino, Pasino e sono tre! Il re di palla c'è, palla non c'è, il più grande, genio Pasino, ha fatto una cosa incredibile, questo è il Canarino! Il poker è servito negli ultimi minuti da Ginestra. Intanto il Como, impegnato in casa contro l'Albino, segna 4 gol come il Modena ed allunga la sua striscia vincente. Non fate arrabbiare il Canarino. 4 caramelle nei nostri taschini. Ci vediamo a Brescello. Puntati sul terreno di gioco di Brescello, orecchie dritte ad ascoltare le notizie via radio provenienti dalla Spezia. Oltre 4.000 tifosi invadono Brescello e partecipano al ping pong di notizie che si diffondono sugli spalti del Morelli. Dopo il vantaggio dello Spezia, poi la trepidazione dopo l'1-2 del Como, mentre i giallo-blu non riescono a trovare la via della rete. Per lunghi minuti il Como aggancia il Modena in testa ed ipoteca la promozione. Il mister mi ha chiamato, mancano 10 minuti, adesso tocca a me. Mantelli, vede superare Gian Domenico, Mantelli, è traversone, palla deviata, sinistra, 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 in area di rigore, di rigore! E 37 secondi, il Modena è in vantaggio, Modena è in vantaggio, c'è un autogol, ma mai autogol nella storia del calcio, credo che sia stato più meritato.
qualcuno da lassù. L'avevo detto, l'avevo detto. Qua ha toccato Gigi Montagnani. Grazie Gigi. Ora sempre Gigi Presidente. Grazie Gigi. Grande Canarino, grande. Non fate arrabbiare il Canarino. In attesa del sigillo finale inizia in anticipo la festa. Non tanto per la vittoria, per come è arrivata dopo una partita sofferta, dopo una partita che volevamo vincere. Ha vinto la squadra, ha vinto un'intera città, guardati intorno. È una meraviglia. E adesso esulto anch'io, perché domenica spareggiamo, forse, se no vinciamo, poi succede. Vediamo, intanto godiamoci questa grande vittoria. Un grande vinto. Sensazione stupenda, se la meritano, sono venuti in tanti, siamo stati fortunati nel primo tempo dove ci hanno colpito un palo, bravo il portiere, qua alla fine ce l'abbiamo fatta. Grazie Gio. Sono stato bravo a crederci fino in fondo, ma direi che un plauso lo merita tutta la squadra e la società, abbiamo fatto un grandissimo campionato. Sofferta fino alla fine, ma ce l'abbiamo fatta con tutto il cuore. Grandi ragazzi. Fondamentale per Francesco Ale, per Francesco Ale. Sono stati bravissimi come tutto l'anno, quindi... Ma se il Brescello avesse sempre giocato contro il Modena sarebbe al primo posto. No, primo no, perché ci sarebbe il Modena, sarebbe il secondo. Perché siamo i più forti, siamo i più forti. Vogliamo entrare nella storia, credo che i nostri tifosi oggi l'abbiano capito. Non è finita però, c'è un'altra partita domenica che dovremo affrontare con molta concentrazione. È Gigi che ha calciato perché era il suo destro, sono sicuro. Guarda il piede di Ciro e quello di Gigi, guarda. Sabato 12 maggio il Modena Day. In una giornata così intensa e piena di emozioni per il calcio modenese, la prima persona a cui penso è il nostro caro presidente Luigi Montagnani, a cosa avrebbe dato e a come avrebbe potuto vivere una giornata del genere, visto che era riuscito a piangere in quelle poche giornate di soddisfazione che gli avevamo dato negli anni precedenti. Non posso pensare a come avrebbe potuto vivere una giornata così bella per tutta Modena. È il giorno nel quale i gialloblu completano il loro capolavoro, la promozione in via al termine di un campionato straordinario condotto in testa dalla prima all'ultima giornata. I want it all.
partita contro il Lecco rappresenta il degno epilogo di una grande impresa al cospetto di 13.000 spettatori. L'arbitro fa uscire tutti i giocatori dall'area di rigore, la ricorsa di Greco, tiro, gol! Gol di Greco! Scoponi, e sono due! Massimo Scoponi segna il gol del 2-0 e adesso la partita è finita. Ho guadagnato primo posto è da dedicare a una persona che è lassù e che purtroppo non ha potuto godersi non ha potuto godersi dal vivo il successo della sua creatura. Guardarti negli occhi sta e non c'è.
lasciato un grande onere che abbiamo, spero, hanno onorato fino in fondo. Io credo che questi ragazzi vanno veramente encomiati, dal primo all'ultimo, e tutte le persone che hanno collaborato affinché questo accadesse. De Biasi e poi tutti i ragazzi sono stati incredibili. Il nostro presidente Gigi Montagnani, perché questa qua è una cosa nata da lui e voglio che sia dedicata a tutta lui. Gigi, Vodra ti ama, sentimi, io amo Modena. Fermerei dicendo solo un grazie, ma un grazie veramente di cuore a tutti quelli che hanno lavorato con noi per arrivare qui, e ce ne sono tanti, perché ho visto una città intera, ho visto un pubblico, ho visto dei mezzi di informazione, ho visto delle imprese, dei settori commerciali che ci hanno aiutato, e quindi siamo in tanti che hanno remato per fare in modo che la barca arrivasse in porto. Ci siamo arrivati, è veramente una grandissima cosa, è stata dura, durissima, ma è stata esaltante, veramente molto bella. Tutto questo deve portarci però a sottolineare nel ricordo e nell'affetto una persona a cui dobbiamo molto per le soddisfazioni di questi momenti, di questi giorni, e cioè Gigi Montagnani, che ebbe il coraggio da imprenditore capace di misurarsi anche con questa sfida, e ha saputo costruire attraverso il suo impegno davvero quelle condizioni che hanno poi generato il successo, e cioè una società solida, ben amministrata, una qualità dirigenziale di altissimo livello e ottime scelte sotto il profilo dell'investimento sui giocatori, anche dal punto di vista delle qualità umane. Tutto questo è stata la formula vincente, e per questo è giusto in questo momento davvero dare a lui onore e merito e un ringraziamento, gratitudine della città per questo contributo a valorizzare lo sport modenese, il Modena Calcio e anche l'immagine e l'identità della città. Gigi Montagnani aveva acquistato il Modena per riportarlo in Serie B. I suoi ragazzi hanno coronato il grande sogno, conducendo un campionato in testa dalla prima all'ultima giornata. Una straordinaria impresa sulla quale c'è però la firma in calce del